Ad assistere a questa bella giornata di sport anche il sindaco Piero Castrataro di Isernia. Cosa rappresenta per la città questa giornata, questo pomeriggio? No, siamo stati contentissimi appena ci hanno proposto la possibilità che ci potesse essere una partita del genere. Ancora di più per insomma, il gruppo Mascio che è venuto qui con la sua squadra. Soprattutto per i ragazzi, perché poi come amministrazione stiamo cercando di portare avanti un discorso per coinvolgere sempre di più i ragazzi nello sport, che ritengo sia la cosa migliore per educarli sia al gioco di squadra sia nel lavoro in team, riconoscere la competizione nello spirito buono, riconoscere gli avversari e competere, diciamo, anche nel mondo. Spero che sia la prima di una lunga serie. Ho già detto al presidente che soprattutto in estate, se può venire e magari favorire qualche stage qui con dei ragazzi, saremo contentissimi di accoglierli. Ecco, anche dal punto di vista come amministrazione, come fare per promuovere sempre di più il basket a livello anche proprio giovanile? Allora, noi una delle cose positive che Isernia è un bellissimo parco stazione dove ci sono dei piccoli campi da basket che sono soprattutto d'estate, diciamo, ci sono tantissimi ragazzi che vanno a giocare. La promozione ci sarà anche in alcune occasioni estive, proprio per fare dei mini tornei. Chiameremo, diciamo, alcune persone che sono originali di Isernia, alcuni allenatori anche abbastanza importanti, che ci verranno qui ad insegnare ai ragazzi non solo il modo di giocare, ma soprattutto lo spirito di squadra, che credo sia la cosa migliore. L'ultima cosa, una giornata promossa da un'azienda importante del territorio che crede nello sport in sinergia con la Gruppo Mascio. Sì. E parliamo naturalmente di R Automobile. Sì. Siamo contenti sia per il gruppo Mascio, perché chiaramente essendo originari di qui riportano tra virgolette in zona quello che stanno facendo fuori. Testimonia ancora di più come gli imprenditori locali riescono a farsi spazio nell'economia nazionale. Siamo contenti per DR Automobile perché sta crescendo sempre di più, speriamo che lo farà anche nei prossimi anni.